Ciao a tutti ragazzi, sono Sheva 97 e questo è il sesto episodio di Let's Play FIFA. Prima ho caricato su un tutorial per mostrarvi come inserire tutti i loghi ufficiali, gli stemmi e le magliette ufficiali di Serie B come Brescia e così. Mi avete chiesto voi, sul mio canale lo trovate. Qua vediamo subito la partita contro l'Aston Villa in campionato, dove siamo a meno 2 dalla quinta posizione, dove c'è il Liverpool, il nostro concittadino. Mettiamo una formazione. Andiamo a impostare la formazione, mettiamo la nostra solita formazione con Meragliasse e Shaarawy come uniche due punte, con dietro Belhanda, che è il nostro top player della stagione. Belhanda che mi piace molto, anche se ho visto che alcuni di voi dissentono da questa mia decisione. Qua vediamo Meragliasse, parte subito bene, Shaarawy gol, ma era in posizione irregolare, visto bene l'arbitro. Qua al quindicesimo minuto veniamo fregati da questa triangolazione dell'Aston Villa e sedicesimo minuto stiamo perdendo 1-0. Qua andiamo a cambiare una formazione per la tutta offensiva. Qua una bellissima girata di Nianga al volo che non trova fortuna. E qua al 58esimo gol di Nianga, che era entrato e ha dimostrato di meritare la nostra fiducia. Nianga, come vi dicevo, è un giocatore molto fisico, in mezzo all'area non ce n'è per nessuno quando c'è lui. Qua Belhanda, una bellissima azione, El Shaarawy la mette di prima per Meragliasse, che segna un bellissimo gol di testa. Bellissimo gol di testa che ci porta sul 2-1, mentre prima eravamo in svantaggio. Qua rischiamo il 2 pari, ma niente di eclatante. Qua c'è tempo per questo tiro di El Shaarawy che non trova fortuna. Mentre al 90esimo nel recupero c'è Quintero che supera in velocità il difensore, mette la palla splendida per El Shaarawy che non può che segnare. E quindi 3-1 il rimonta contro l'Aston Villa. Quindi in campionato stiamo risalendo pian piano. Qua dalle qualificazioni della Coppa del Mondo, noi giochiamo con l'Uruguay. Uruguay di Cavani e Suarez, due belve assurde. Mettiamo una formazione anche qua 4-3-3 offensivo. E siamo contro il Paraguay, quindi un derby latinoamericano, ma non c'è storia perché l'Uruguay è fortissimo. Qua Cavani mette una palla bellissima per Ramirez al settimo minuto e vi faccio già solo i gol perché far via dell'azione è troppo. Qua Casillas mette una palla bellissima per Cavani che aveva già provato la rovesciata in precedenza e siamo 2-0 al 50esimo. Al 50esimo qua c'è questo rigore che non ho ancora capito bene perché. Cavani non può che segnarlo. 3-0, come vi dicevo non c'è storia in questa partita quindi vi mostro solo i gol. 3-0, prima e unica azione del Paraguay che è un debole tiro qua. Gonzalez la mette per Castro che la mette per Cavani, tripletta del Matador all'84esimo. Cavani che è un mostro, invece mi avevano detto che in FIFA non rispecchiava la verità. Invece mi sono trovato benissimo per il gioco che gioco io, così come con Belhanda, che in molti mi hanno detto che non si trovano bene con lui. Qua col Venezuela simuliamo e perdiamo 1-0. Anche se siamo con 1-0 che non ci preoccupa perché comunque siamo primi nel nostro girone. Guardate qua, siamo primi nel nostro girone a più 2 dall'Argentina, a più 3 dal Brasile, quindi non ci preoccupiamo. Qua arriva l'Osservatore dalla Spagna, cioè da due giovani che ancora non ci convincono molto perché il loro potenziale è ancora molto ampio, non è molto ristretto, quindi non possiamo sapere cosa fare. Andiamo a giocare la partita successiva, simulandola contro il Wormich. Facciamo una formazione offensiva facendo giocare Nicolò Lopez e Nyang. No, scusate, Menzia e Nyang, a fianco del Shaarawy, con dietro Barkley, Strootman, Mendy. Subito c'è qua il gol di El Shaarawy, poi andiamo avanti e vediamo che abbiamo vinto 2-1 con gol di Meragliasso, rigore. Mentre in precedenza Jones aveva siglato il pareggio. Quindi in campionato siamo in una buona posizione e andiamo a giocare contro l'Hannover in Europa League. Europa League dove siamo secondi nel girone dietro solo all'Hannover di un solo punto e quindi andiamo a cercare di vincerla. I nostri giocatori, come vi ho detto, non hanno mai giocato in Europa League, non hanno mai giocato su campi internazionali ma solo su campi nazionali e mi sa che questo è il loro più grande campionato. Giocare partite come contro il Chelsea, così per loro è una grandissima cosa e quindi sono ancora molto inesperti. Però qua fanno una grandissima prova. Una grandissima prova, scusate soltanto dal fatto che nei primi minuti qua addormentati riusciamo a subire il gioco dell'Hannover, una delle pochissime azioni che ha fatto ai primi minuti, e qua Iaconan su questo tiro smorzato riesce a iniziare l'azione che ci porterà poi sull'1-0 al terzo minuto.
quarto minuto, scusate. 1-0 che vedendo il gioco dei 90 minuti non ci meritavamo assolutamente. Qua Dellaue, Mohamed Dellaue, numero 25, si segna questo 1-0. Qua vediamo Belhanda che entra in area e questo tiro debolissimo dimostra che comunque ci siamo, non vogliamo perdere. Nyang, questa verticalizzazione per Nico Lopez che non arriva sul pallone. Qua Nyang ancora, Nyang per Strootman, Strootman, Strootman davanti al portiere, tiro e palo clamoroso, clamoroso palo di Strootman che non ci voleva. Sempre più sfortunati oggi, qua ancora tiro a lato di Strootman. Qua il Sharawi c'entra un altro tiro che va a lato. Proprio giornata sfortunata, anche se abbiamo giocato quasi solamente noi, Nyang qua poteva passarlo invece che provare questo tiro un po' egoista, però abbiamo rischiato tantissimo su questa traversa presa dall'Hannover. E niente, secondo tempo mettiamo questi cambi. In questo secondo tempo mettiamo questi cambi e proviamo a ribaltare il risultato. Risultato che non arriva perché perdiamo 1-0. Qua vi facciamo vedere la classifica del campionato dove siamo quarti a 16 punti, da meno 2 dal Newcastle che è terzo. Newcastle stranamente terzo, non so come mai. In Europa League andiamo a vedere le classifiche dei gironi. Possiamo ancora giocarcela comunque anche se siamo terzi a 3 punti con davanti l'Hannover a 9 e Salisburgo a 6. Ci basterebbe vincerle tutte e probabilmente passeremmo, quindi dobbiamo mettercela tutta per provare a vincere tutte. Mettete mi piace alla pagina Facebook, al video, iscrivetevi al canale, seguiteci, commentate, datemi consigli, pareri, quello che volete. Ciao ragazzi, sono Sceva97 e alla prossima, probabilmente domani. Qua vediamo il calendario, prima di andare, vediamo il calendario, sfideremo l'Arsenal, Manchester United e avremo ancora l'Europa League. Ciao.